Ciao a tutti amici, questa è una nuova rubrica dove parlerò di casi molto importanti dal mondo, storie vere che hanno sconvolto le persone, casi di cronaca che non sono passati inosservati e spesso hanno mostrato quanto gli esseri umani possano non avere sentimenti o rimorsi, possano essere crudeli. Spero vi piacerà. Se siete pronti, partiamo con la triste e incredibile storia di Tim Piazza. Nome completo Timothy John Piazza, che faceva parte della Pennsylvania State University. E che è morto a causa del nonnismo presso la confraternita Beta Theta Pi. Sappiamo che le confraternite sono gruppi dove si radunano gli studenti, gruppi con le loro regole e le loro bandiere all'interno delle scuole, dei college in particolar modo statunitensi. Questi hanno addirittura dei riti di iniziazione per vedere chi può essere in grado di entrare in confraternita. E così è stato anche per la Beta Theta Pi, che è diventata la confraternita con più capi d'accusa della storia, ben 1000, e passa per ciò che hanno fatto. Una cosa gravissima ed or poco disumana. La Penn State University di per sé non è mai stata una brutta università, possiamo dire. Le persone e gli studenti c'erano e ci sono tutt'oggi, moltissimi con grande talento e un futuro incredibile dietro. Il problema è stata la confraternita chiamata Beta Theta Pi, una delle confraternite più importanti fino al 2017, che però ha avuto 18 membri alquanto difficili, che combinavano ogni genere di cosa. Erano soliti rovinare l'immagine della scuola con bravate pericolose, come spaccare vetri delle macchine o buttare interi bidoni della spazzatura a casa in strada. Spesso si facevano coinvolgere in risse e litigate molto serie anche con i professori, ma sfortunatamente avevano sempre avuto persone più potenti dietro a coprirli. La Beta Theta Pi ha continuato indisturbata per anni a operare, con lievi punizioni. Mostravano anche un razzismo molto profondo per i ragazzi afroamericani, e anche di etnie diverse comunque. Pensate che fischiavano e urlavano cori razzisti. Appena ne vedevano uno passare di afroamericano davanti alla loro casa, cominciavano appunto a urlare. Soggetti simili, quindi, avevano mostrato segni di comportamenti pericolosi fin dai primi momenti, e ogni erede della Beta Theta Pi era uno peggio dell'altro. La casa stessa, in molti casi, era un disastro. Nel 2005, un certo Don Abbey, un ex studente e giocatore di football americano, decise di donare molti soldi per ristrutturare la Beta Theta Pi. Ai suoi tempi non era ancora diventato il posto malsano che hanno conosciuto tutti a causa di alcune notizie, perciò pensò che donare potesse essere una grande idea. Questi soldi vennero usati per ristrutturare l'abitazione, quindi della Beta Theta Pi. Ma alcuni membri non riuscirono a contenersi nemmeno davanti ai lavori in corso, e spesso aprivano apposta dei buchi nella parete per divertimento o per delle sfide. Tempo dopo vennero installate delle telecamere di sorveglianza per vedere le persone che facevano tali danni e come mai. Le telecamere col passare degli anni divennero sempre più potenti e grazie a esse fu ripreso l'accaduto dove Timothy Piazza perse la vita. Come detto all'inizio, la Beta Theta Pi era solita fare anche del male ai suoi membri come prova di iniziazione, con prove che lasciavano poco spazio alla sicurezza. C'era una cosa chiamata per esempio Run the Gauntlet, dove i membri novizi appena arrivati dovevano passare in mezzo ad altri membri che li prendevano a pugni o bastonate. Insomma, li facevano del male in ogni modo. In alcuni casi i membri anziani portavano di nascosto addirittura dei coltellini e dicevano che erano solo per spaventare, lasciando delle cicatrici indelebili in quelle persone. Nonostante tutto, la Beta Theta Pi era riconosciuta come una delle confraternite più richieste e se ricevevi un invito da loro era quasi un sogno. Ma i segnali della loro follia stavano diventando sempre più chiari. Il nonnismo per loro era tutto. Per esempio, un certo Cordell Davis era stato portato nel 2016 in ospedale d'urgenza per via di uno squarcio terribile nella sua testa. Quello fu il primo caso importante contro la confraternita, anche se non era abbastanza da chiuderla. Cordell, la notte dell'incidente, chiese a un membro di portarlo subito da un dottore, ma pensate che un membro anziano di nome Brendan Young, una delle autorità più importanti lì dentro, disse che non doveva farlo e che David non era una persona importante. Insomma, la situazione era veramente critica là dentro. Ma in qualche modo David riuscì ad arrivare in ospedale e salvarsi, mollando più avanti la confraternita. Dal 2009 a loro era proibito usare alcol, ma in qualche modo riuscivano sempre a farne entrare un po' in casa. Proprio l'alcol era una delle loro armi per esercitare nonnismo. Vi ricordate che vi ho parlato del Gauntlet, la sfida dove bisognava andare in mezzo agli altri membri della confraternita che intanto picchiavano violentemente il concorrente? Ecco, c'era una variante molto pericolosa, ancora più pericolosa, in cui avevano creato una corsa ad ostacoli con varie prove. Oltre a passare in mezzo ai membri anziani, bisognava fare tanto altro, come per esempio recitare il giuramento per entrare a far parte della confraternita, per poi cominciare a bere. Infatti il problema era dopo, perché bisognava, dopo il giuramento appunto, bere una bottiglia intera di vodka, una di birra e un sacchettino di plastica pieno di vino.
Solo la bottiglia era in grado di portare chiunque all'ubriachezza peggiore. Immaginate aggiungere una bottiglia di birra e del vino. In più bisognava fare tutto a stomaco vuoto. Timothy Piazza aveva fatto proprio ciò, rischiando quindi già da lì la vita. I Beta Theta Pi l'avevano invitato a unirsi a loro. Avevano notato la sua grande bravura nel football americano e la sua popolarità che stava crescendo gradualmente. Aveva un grande futuro grazie ai suoi successi a soli 19 anni. Ciò bastò ai membri come Brendan Young per reclutarlo. Dopodiché hanno cominciato a fargli fare molte prove, finché il 2 febbraio, di notte, non fece il percorso a ostacoli con bevuta. E qui accadde ogni genere di cosa. Tutto ciò che potevano fare di male l'hanno fatto. Dopo aver bevuto la bottiglia di vodka, la birra e il vino, Timothy non era ancora abbastanza fatto per i membri anziani, che gli diedero degli antidepressivi prescritti. Quello fu il colpo di grazia e lo fece diventare una specie di zombie. Cominciò a barcollare, avanti e indietro, arrivando così alle scale del seminterrato, davanti ai membri che lo ignoravano. Qui cadde violentemente, arrivando quindi al seminterrato, dove c'erano altre persone che hanno assistito alla scena. Ma invece di chiamare aiuto, lo hanno preso per poi metterlo su un divano a forza. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Jonah Newman, Lars Kenyon e Edward Gilmartin hanno proibito a chiunque di chiamare la polizia. Questo perché David Cordell, il membro di cui vi avevo parlato all'inizio, aveva cercato di aiutarlo, chiedendo a chiunque di chiamare i soccorsi, ma era stato spinto contro un muro, con forza e minacciato. David aveva subito ciò prima, se vi ricordate, con una grossa ferita in testa, e non voleva che per Timothy fosse troppo tardi. David in quel periodo stava già pensando di mollare la confraternita, ma ancora doveva firmare delle carte. Comunque dopo un po' si era rialzato Timothy dal divano per portarsi fuori dallo scantinato, forse per chiedere aiuto, ma tre membri lo hanno preso e rimesso lì a forza. Timothy quindi è svenuto per un po' di ore. Alle 3:30 di mattina ha provato ad alzarsi, tentando invano di andare via. Ma ogni volta che si metteva in piedi, cadeva, sbattendo poi la testa violentemente indietro, mentre tutti gli altri dormivano. Ha provato così tante volte a stare in piedi che alla fine gli hanno ritrovato il cervello gonfio e pieno di sangue. Infine, in qualche modo, era riuscito a stare in piedi come si deve, più o meno, a camminare per un po', finché però non ha sbattuto contro una ringhiera di ferro, sempre nello scantinato, svenendo ancora una volta. Durante quei momenti, completamente di vuoto totale e svenimento, alcuni membri sono passati per lo scantinato a prendere del cibo, visto che era presente un frigo. Tutti quanti lo hanno calpestato, però, per passare. Oppure lo hanno toccato e lo hanno preso in giro. Alcuni gli hanno fatto pure un video, altri gli hanno messo il suo zaino scolastico davanti alla bocca per impedirgli di morire soffocato dal suo vomito. Uno lo aveva visto tenersi la testa in mezzo alle ginocchia e respirare affannosamente, rinchiudendosi completamente a riccio e spaventato. Era in uno stato terribile, finché non è stato trovato da tre membri anziani alle 10 di mattina. Qui finalmente dissero che era arrivato il momento di chiamare i soccorsi. Ma prima che arrivassero, alle 10:30 circa, hanno cominciato a pulirlo e vestirlo, anche se con scarso successo. I membri, quindi, non volevano lasciare alcuna traccia. Il suo corpo, comunque, emanava un odore molto forte, un odore terribile, e il sangue stava facendo venire il vomito ai membri. In ospedale hanno dovuto tagliargli metà cranio per fare spazio al cervello gonfio. Dopodiché gli hanno trovato addosso numerose fratture e una milza completamente spaccata. Aveva talmente tante ferite che i medici non seppero nemmeno da dove cominciare per via dello shock. Alla fine il chirurgo ha detto che non c'era speranza di rimettere a posto le parti danneggiate. Timothy era finita il 4 febbraio all'1 circa di mattina. Questo caso ovviamente fece molto scalpore e mise in luce lo schifo presente nelle confraternite, specialmente in quella di Beta Theta Pi. Dopo la sua morte ne conseguì un caso incredibile, dove molti membri vennero accusati di 1000 capi d'accusa circa in totale. Alcuni vennero messi in prigione, altri soltanto agli arresti domiciliari. Anche un certo Tim Brim, il preparatore atletico della squadra di football della Penn University, venne arrestato, perché in quel momento era presente a casa della confraternita, aveva anche visto Timothy per terra, completamente svenuto e distrutto, ma gli era passato sopra come gli altri membri. Ma non solo, Brim era anche uno di quelli che forniva illegalmente l'alcol alla confraternita. Comunque da qui, cioè da questa terribile storia, è nata anche una legge in onore di Tim Piazza per prevenire altri casi di nonnismo. Prima di concludere, fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate e se volete altri video simili. Questo è un format che a me piace molto personalmente e spero che possa interessare anche a voi, perché ci sono veramente tanti fatti di cronaca che meriterebbero di essere conosciuti nel mondo. Sfortunatamente
Sappiamo benissimo che vengono messe in televisione o anche nei documentari su internet prima i fatti di cronaca, quelli che fanno più scalpore, eccetera. Ma ci sono anche quelli meno importanti, tra virgolette, che secondo me sarebbe bello conoscere e imparare. Quindi fatemi sapere la vostra. Se volete altri video simili, scrivetelo nei commenti e ditemi cosa ne pensate.